insieme oggi tocca una partita che secondo me ci darà parecchio filo da torcere, che è Milan-Empoli. Cos'è che mi spinge a pensare che avremmo del filo da torcere oggi? Diverse motivazioni che adesso vi elencherò. Motivazione numero 1, siamo il Milan. Motivazione numero 2, siamo allenati da Pioli. Motivazione numero 3, Davide Nicola, quando deve salvarsi, ovvero recuperare i punti, trasforma i propri giocatori in delle belve umane. Quarta motivazione, i doppi impegni. Abbiamo l'Europa League, veniamo da una partita in cui potevamo veramente fare di meglio pagando metà delle energie spese, invece adesso dobbiamo spenderne altrettante giovedì per difendere il risultato a Praga. Queste, ragazzi, sono le mie motivazioni, che poi, per carità, cioè, possono essere assolutamente condivise o no da voi, non è che tutto ciò che dico è legge, però secondo me oggi, se il Milan dovesse portarsi a casa la partita, ripeto, dovesse, cosa non scontata, non dovuta e nemmeno certa, a mio avviso sarà una vittoria tiratissima, tipo 1-0, 2-1, se dovesse succedere. Comunque, ragazzi, 28esima giornata, dopo questa mancheranno 10 partite esatte alla fine del campionato, più il percorso di Europa League, che non so a che punto arriverà, ragazzi, e mi auguro arrivi il più lontano possibile, però purtroppo non comando io, non sono uno stregone, non so prevedere il futuro. Magari il Milan ai quarti ci arriva pure, magari arriva pure in semifinale, però poi, ragazzi, le realtà vanno messe a confronto e bisogna anche ammettere che il Milan non è tra le favorite per la vittoria finale. Comunque sia, la squadra c'è, perché alla fine torna la difesa titolare, ovvero Calabria, ciao, Tomori e Hernandez, con Maignan in porta, Reinders, Bennacer. Praticamente gli unici due cambi sono Okafor e Jovic, che comunque entrambi hanno dimostrato, quando chiamati in causa, soprattutto dalla panchina, di saperci fare. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda la difesa, oggi è veramente la prova del 9, perché io posso capire quando c'è Gabbia, quando c'è Kier, quando c'era Sportiello, però oggi c'hai praticamente da novembre, perché ciao si è infortunato il 28 novembre, cioè tutta la difesa titolare che gioca titolare. Quindi oggi, ragazzi, non abbiamo scusa, abbiamo pure l'ex Niang contro. Ragazzi, prendere gol da Niang sarebbe un Amarcord molto Amar, ragazzi. Questo 3-4-2-1 è tosto dell'Empoli, è molto tosto. Vabbè, fatemi mettere in tenuta da lavoro e poi iniziamo sta partita. Oggi è freschetto perché non è che piove diluvia. Oggi è proprio brutto il tempo, Si inizia, ragazzi, Milan-Empoli, live reaction numero 136. Batte Jovic, 10 live reaction fa stavamo smadonnando a Udine. Madonna Calabria, ragazzi, già si bestemmia, non stoppa una palla a 2 metri. Madonna, dopo 2 minuti si deve bestemmiare qui. Poi Pulisic, Valukiewicz, Hernandez, Loftus-Cheek. Hernandez, Loftus-Cheek, vediamo un po'. Pulisic lo ha visto, Loftus-Cheek. Pulisic. Pulisic riceve in area, si gira. Destro! Beh, ma buono! Non me l'aspettavo sul primo palo. Raga, a parte lo stop di Calabria, non siamo partiti male. Però, purtroppo, quando si tratta del Milan, questo vuol dire tutto e niente. E spesso vuol dire niente. Mi dispiace dirlo. E dai col cross di Calabria in tribuna. Questo è solo l'inizio. Ragazzi, quando cambiamo allenatore ci divertiremo un botto, datemi retta. Ma finché rimane questo, Calabria che rincorre un difensore gli fa pure fallo, non c'ho parole. Finché ci avremo questo allenatore, ragazzi, sarà sempre peggio. Faremo divertire parecchio gli altri. Tomori, Bennacer e un altro fallo! Terzo fallo di Bennacer in 12 minuti! Vai, vai a fare la Coppa d'Africa, vai! Vai! Fatene una! L'autocic, attenzione, oh! Palla dentro! Ancora Ismaili, prima di Okafor. Madonna, ragazzi, in 86 dietro la palla non è facile, cioè potrebbe essere facile, ma siamo il Milan e quindi è automaticamente difficile. Ismaili che anticipa Okafor. Cambiaghi, vediamo un po', palla dentro. Per fortuna ogni tanto crossano male anche gli altri. Ogni tanto. Pulisic bravissimo, c'è Hernandez, dagliela. Che sfida Fazzini, fallo tattico. Fazzini,
E qua c'è un giallo assurdo. Oh, ci devi pure pensare. Cioè, fallo tattico su contropiede che comunque non avremmo mai sfruttato. Ci devi pure pensare. Comunque, caro Fazzini, conterraneo mio, tuo fratello gioca a calcio su spiaggia. Era a scuola con dei miei amici. Grande ragazzo, Fazzini. Grande ragazzo. Che poi, sì, vabbè, Fazzini è nato a Massa, però cresciuto a Viareggio. Suo padre, proprietario del circolo tennis nella pineta di Ponente. Ora, sicuramente questo discorso fregherà pochissime persone, però nel circolo tennistico, ragazzi, di suo padre c'ero a cena praticamente, penso, un paio di settimane fa. Suo fratello si chiama Tommaso. Giallo anche per Reinders, dai! Cioè, noi non possiamo veramente passare la prima mezz'ora di ogni singola partita a bestemmiare, che poi in realtà, prima mezz'ora, se ti va bene. Può girarsi, servire Okafor... uno contro uno con Ismaili. Okafor centra, vede anche la porta. Okafor. Destro, sì, vabbè, se dobbiamo tirare così, raga. Davvero, se dobbiamo tirare così, lasciamo perdere. Il gol da fuori area l'ha già fatto Reinders giovedì. Per 4-5 mesi siamo a posto. Benasera, attaccato la profondità. Okafor, c'è il buco. Okafor, buono. Mette dietro per Pulisic. Deviazione, Christian Pulisic. Fuori gioco! Ma ti pareva strano? Il fischio. Ti pareva strano? Lo voglio rivedere, ragazzi. Peccato, è l'autogol di Luperto. Come contro la Lazio facciamo, raga? No, non lo so, chiedo. Fuorigioco semiautomatico che evidentemente contro la Lazio ha ben funzionato. E sono ironico. Magari le telecamere sono posizionate a merda, però io ho i miei dubbi. Dietro Sacchi. A Nicola. L'annulla. Perché non è fuori è gioco, buono. Il gol è buono. Ragazzi, il Milan la sblocca con Christian Pulisic. Oh. Tanto ad abbracciare nuovo per la giocata. Applausi anche se ma infatti, Pulisic, ragazzi, a me non mi pareva fuori gioco. Giustizia è stata fatta di quello che è successo con la Lazio. Ragazzi, se il difensore si perde così l'attaccante, non è per forza fuori gioco. Poi la partita è da finire adesso, perché adesso inizia un'altra partita, conoscendo come siamo fatti. Fischiare fuori gioco su un gol così, veramente la classe arbitrale italiana è veramente scesa sotto i tacchi, ma non è la novità. E intanto Okafor, ragazzi, ha fatto il layout della situazione. È uscito la frame del fuorigioco semiautomatico. Okafor era un metro e mezzo dentro. Bellissimo. Vabbè, tanto finisce qua primo tempo, ragazzi. 1-0. Non si è giocato male, paragonando questa prestazione alle ultime, paragonandola a Monza, a Roma, a René. Abbiamo giocato da Dio. Però questo risultato va difeso, perché Davide Nicola, vi ricordo che ci rimontò quando allenava la Salernitana, ci mise bastoni tra le ruote quando allenava il Crotone. Quindi, mai dire mai, ci vediamo nella ripresa. Ce li siamo, ragazzi, come sempre Milan che sì, si affida ai singoli. Primo tempo lento, macchinoso da Milan, però bene o male ci siamo fatti valere. Si inizia, ragazzi, secondo tempo di questo Milan-Empoli. Jovic, ragazzi, a me dispiace dirlo perché io adoro quel ragazzo, ma in questa partita Jovic non ci sta di proprio nulla. Più che altro non ci sta capendo niente. Gliela dà troppo tardi. Reinders buono, Calabria dentro. Calabria è certo un tribuna, ragazzi. Cioè, io mi chiedo veramente cosa abbiamo fatto per meritarci Calabria. Cioè, tra tutti i giocatori, tra tutti i terzini nel mondo, Calabria. Malè. Perché il lancio per Cambiaghi, palla buona, così come lo stop di Nicolò Cambiaghi. Punta Cambiaghi, attenzione, destro, Maignan in angolo. Calcio d'angolo per l'Empoli. Abbiamo rischiato, ragazzi. Trova un pertugio, ci si butta dentro, palla al piede con la sua qualità. Reinders scarica, Bennacer. Controlla, c'è sul sinistro, la lascia al Loftus Cheek in curva. E però poi se si aprono gli spazi, il Milan ha la capacità di accelerare. A minuti. Non fuori Tomori, ma fa uscire Calabria e metti lo terzino, dai! Era importante che... anche con tanti giocatori... Okafor! Dai che c'è Hernandez! No! C'è Chukwueze, che controlla Chukwueze, piazza il... E vaffanculo, calcio d'angolo, ma vaffanculo! Ma c'era Hernandez lì, partito! Sacchi.
Una volta che fanno il movimento non ve li cacate però. Poi a terra era Valukievic che poi è il difensore. Entrerà l'altro ex del pomeriggio, Mattia Destro, settimana scorsa titolare contro il Cagliari. Prendiamo gol da destro, mi raccomando. Un giocatore dell'Empoli giù e con l'Oftus Cic che punta, va sul sinistro. L'Oftus sinistro. Caprile in angolo. No. Si è attirato potente, ma da lui mi aspettavo un tiro leggermente migliore. Col Milan si aprono spazi. Con l'Oftus Cic largo per Okafor. Okafor punta e poi va al cross. Va al cross Kenzo Calabria, ragazzi. Neanche le palle di testa, 2 metri dalla porta, ragazzi. È incredibile sto giocatore. Cioè, non è una novità. Non è una novità, parliamoci chiaro. Ma tra tutti i giocatori sul secondo palo ci doveva andare proprio lui. Maremma pestata ladra. Ma vaffanculo. Senza Giuquese. Luperto sinistro due volte sterzata sinistro palla Musa. Musa ben curva anche lui, ragazzi. Chiede una deviazione Giroud. Ragazzi, dai, su. Su, ma un po' di incazzo di impegno. Cioè, io, ragazzi, io sinistro, il prossimo anno se rivedo il Milan, prima di tutto il flipper errore. Brzezinski, altro dribbling. Brzezinski dentro Kalulu. Kalulu. Mamma, che cazzo la metti in angolo? L'Empoli. Sei solo! Sei solo! Ragazzi, io stavo dicendo che il prossimo anno, se primo rivedo Pioli sulla panchina del Milan e secondo rivedo giocare così il Milan, io quitto il prossimo anno. Io quitto tutto. Anzi, ma perché? 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 Perché contro l'Empoli? Vabbè, palo fuori gioco di 2 metri, siamo d'accordo. Ragazzi, Domo sta già 3-0 adesso. 3-0 c'era da sta. Per le occasioni che ci hanno concesso e per le volte che potevamo far male, siamo tornati indietro. Guarda lì, Caprile c'ha la palla. Tutti indietro, come se fosse il 112esimo, ragazzi. Nessuno che va a fare una pisciatina di pressing alto. Che prova a attaccare il difensore, che prova a mettere pressione al portiere quando ha la palla. Nessuno! Anticipato dal lavoro, senza tutti palle, dietro! Poi foste bravi a difendere, tutti dietro! Okafor fa. Hai capito? Okafor fa il mega taglio! Tre compagni lì, la sventola! La catapulta! Poi verso Giuquese, pensate voi! Che partita orribile! Orribile! Brutta! 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 Come quella di giovedì, come quella di venerdì scorso, come quella col Monza, come quella con René, come quella col Bologna, come quella col Frosinone, come quella con l'Udinese. Cioè, 1, 2, 3, poi basta. Non possono essere 19 partite su 20 così brutte. Non è possibile. Saltare per l'Empoli. Calcio d'angolo. La palla uscire dove c'è destro tutto solo. Maignan, ma qualcosa è saltato qui nella difesa del Milan, l'aveva già detto Pioli prima, ce n'è uno in più a saltare. Hanno, cioè, t'è andata bene che c'era destro. T'è andata bene che c'era destro, perché se ci fosse stato qualsiasi altro attaccante di Serie A, questo non solo la metteva di testa, ma poteva anche essere che stoppasse la palla, se la aggiustasse e spaccasse la porta. Cioè, ma io le cose così non le voglio vedere, ma neanche se fossimo sopra 6-0. Voglio vedere una cosa così. Cioè, ma davvero? Davvero? Ma li provate i calci d'angolo in allenamento? Ancora male. Musa va da solo. Musa. Fondo, Musa. Finta. La lascia al Chukwueze. Chukwueze all'uomo meno indicato. Poter servire. Ora Musa. Musa che verso Giroud. Lunghissimo per Giroud. Buono però. La tirata all'altra. Doveva mettere un cross a centro area. La tirata all'altra bandierina. Poi cross di Okafor. Giuquese mica l'attacca al secondo palo. Cioè, tu hai fatto giocare 90 minuti Calabria. Quando Kalulu lo potevi mettere terzino. Terracciano lo potevi mettere terzino. Jimenez lo potevi mettere tranquillamente nel suo ruolo. Hai fatto giocare 90 minuti Calabria. Ragazzi, Pioli Masterclass. 90 minuti a Calabria. Chukwueze. Si accentra Chukwueze.
C'è largo Musa, va da solo. Chukwueze sinistro, Caprile in angolo. Provato un lampo, Caprile in corner. Finisce recupero. Un'altra senza figura di merda. Un'altra partita dove veramente avrei preferito fare altro. E sapete cosa? Spero che stasera la Juventus vinca, perché non ci meritiamo manco la decima posizione dopo una prestazione così. Ci vediamo per Europa League.